Cari amici di Gemma TV, bentrovati. Vi confesso che nel presentare questa puntata del nostro programma Incontriamoci mi sento realmente commossa, in un certo qual senso coinvolta empaticamente con la storia della protagonista dell'incontro odierno. Le sue invocazioni, mentre un energumeno di nome Antonio le tagliò le mani, le orecchie, i piedi e fece scempio del suo corpo innocente e puro, mi risuonano ancora alla mente. La Madonna non vuole queste cose, è peccato. Amici telespettatori, stiamo parlando di una giovanissima martire, Arcangela Filippelli, di appena 16 anni, nata il 16 marzo del 1853 nella contrada Timpa, situata lontano dal luogo abitato di Longobardi, in provincia di Cosenza. I genitori, noti per la grande onestà, le insegnarono fin da bambina i rudimenti della religione cattolica e le pie pratiche di pietà e a vivere con devozione le principali solennità religiose. Arcangela era considerata la ragazza più bella del paese, soprattutto per il suo sorriso, ed era anche molto religiosa. Infatti frequentava assiduamente la chiesa del suo paese, dove si accostava ai sacramenti e si soffermava per lungo tempo in comunione con il Signore. Ma io adesso mi fermo qui e prima di incontrare Don Enzo Gabrieli, autore del libro nel quale ci narra la storia di Arcangela, lascio la parola a Concetta Caccamo per alcune interessanti notizie. A proposito di martiri cristiani, la Chiesa dall'origine del cristianesimo ai nostri giorni ne conta ben 45 milioni, di cui 25 milioni solo nel cosiddetto secolo breve, il 1900, quando infuriarono due immani guerre mondiali e spadroneggiarono i due peggiori totalitarismi della storia, il nazifascismo e il comunismo, che insieme sono responsabili di almeno 100 milioni di morti. Tertulliano, alle origini del cristianesimo, diceva: «Il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani, verità sacrosanta». Anche ai nostri giorni, in molte nazioni del mondo, ogni giorno vengono ammazzati per la loro fede cristiana tanti uomini, donne e bambini, sol perché credono fermamente nel loro Maestro e Redentore Gesù Cristo. Tra i martiri dei nostri giorni emerge, soprattutto per noi calabresi, la figura di Arcangela Filippelli, martire della purezza, di appena 16 anni, che difese a costo della vita la sua purezza e venne martirizzata il 7 febbraio 1869 da un giovane balordo e vicino di casa. Le martiri della purezza del XX secolo, come Santa Maria Goretti, la beata Pierina Morosini, la beata Anna Kolesarova, la beata Teresa Bracco e come molte altre ragazze morte per difendere la loro purezza, furono donne forti, eroicamente e soprannaturalmente capaci di compiere in modo perfetto la loro vocazione. Eccoci insieme con Don Enzo Gabrieli, parroco di Mendicino, provincia di Cosenza. Siamo all'interno della chiesa parrocchiale Cristo Salvatore. Don Enzo, lei è anche direttore del prestigioso giornale Parola di Vita, settimanale di informazione dell'Arcidiocesi di Cosenza Bisignano, ed è anche molto attivo e dinamico nella sua attività pastorale e anche nell'attività dei mezzi di comunicazione sociale. Sì, questa è la giovinezza, ma è un difetto che sta passando. Piano piano il passo si rallenta per ovvi motivi, no? Però fino a quando il Signore ci dà forza dobbiamo impegnarci, certo. Le faccio alcune domande preliminari per conoscerla meglio. Lei sacerdote da quanto tempo e com'è nata la sua vocazione sacerdotale? Io sono sacerdote dal 18 marzo del 2000, quindi 24 anni. Sono del Cosentino, di un paese che si chiama Rogliano,
ho vissuto lì la mia giovinezza, ma la mia vocazione, posso dire che nella straordinarietà è stata una vocazione ordinaria. Io ho vissuto in parrocchia, ho fatto il chierichetto, ho fatto l'azione cattolica, poi gli scout, le attività. Io sono entrato naturalmente in seminario, la mia famiglia era una famiglia che frequentava la comunità, dove si viveva la fede con semplicità, e forse con la teologia delle mamme, che mi ha insegnato più lei che tutto il seminario e tutti gli studi, con una teologia semplice e una fiducia piena in Dio, questo sì. E quindi formandomi prima in parrocchia e poi in seminario a Cosenza, tutto è stato naturale. Non sono un santo, non sono stato, anzi, quando Natuzza parlò di me a mia mamma, disse che ennu poco tristo, io non avevo capito questo termine, però lei parlò con il dialetto roglianese, che significa un po' monello, ma farà cose buone, questo disse. Poi io non la vedo una profezia, la vedo una lettura della mia giovinezza. Ho frequentato le ragazze, sono stato fidanzato, ho fatto un percorso normalissimo. Non ho avuto ostacoli, devo dire, dalla famiglia. Le fatiche della vita sì, perché alla mia famiglia devo anche la mia vocazione, oltre che la vita, ecco. Poi mi sono aperto alla professione di giornalista dopo il liceo e ho cercato di vivere con passione questa duplice vocazione che ho collegato al mio sacerdozio. Poi sono venuto qui e continuo a fare il servizio di prete e anche di giornalista. Giornalista e scrittore. Quando nasce la passione per il giornalismo e per la scrittura? Mi ha accompagnato da sempre. Forse il liceo che ho frequentato mi ha impostato un pochino in questo dono, che capisco che viene dall'alto. Non tutti con facilità si abituano a scrivere velocemente, ad amare questo tipo di servizio, anche di professione. Però penso che il liceo sia stato il primo posto. Poi ho fatto la gavetta, così come si dice nei giornali, ho cominciato a scrivere i miei primi articoli. Io ho fatto il giornalista di quotidiani locali, e ho scritto di cronaca nera, ho fatto la cosiddetta gavetta. Poi è chiaro che ho incanalato nell'ambito di un ministero, quello che è una passione l'ho fatta diventare anche una missione, un apostolato, e quindi attraverso i libri, attraverso qualche romanzo e con i contenuti teologici adesso io incanalo il servizio non solo per raccontare la cronaca ma per annunciare anche il Vangelo, altrimenti non ha senso collegarla ad un ministero sacerdotale. Poi la Chiesa ha riconosciuto per ora questo carisma e quindi mi ha dato l'incarico di seguire il settimanale diocesano, la radio della diocesi, l'ufficio diocesano per le comunicazioni sociali. Allora ecco, mi sono cimentato in questo perché c'ho anche il mandato della Chiesa. Nel momento in cui il mio vescovo mi dirà questo non è più il tuo compito, io saprò mettermi da parte, magari non pubblicherò più, non scriverò più, l'ho provato a dire tante volte e questo non riesco a mantenerlo come proposito, perché ti viene naturale scrivere come spazio di intimità con Dio, anche di preghiera. Io mi diletto la mattina presto a scrivere sempre qualche piccola poesia o suggestione spirituale, anche lì io ritrovo il mio cammino spirituale. Ecco. Quanto è importante per la pastorale l'uso dei mezzi di comunicazione sociale? Ma penso che adesso la Chiesa ancora di più non ne può fare a meno. Non perché sono solo degli strumenti per amplificare il Vangelo, gridarlo dai tetti, come dicevamo quando studiavo in seminario, che fu il primo approccio teologico a questa problematica, ma soprattutto perché oggi i mezzi di comunicazione sociale non sono più strumenti, ma sono un ambiente dove l'uomo vive. E la Chiesa non può che andare dove c'è l'uomo. Ecco perché dobbiamo essere presenti anche nei social, nel mondo del digitale, ancora nel cartaceo, nella televisione. I mezzi di comunicazione non sono mai finiti. E noi ancora continuiamo ad usare la radio, ancora continuiamo ad usare la televisione. Uno si sovrappone all'altro in un, si dice in maniera cross-mediale, cioè collegati l'uno all'altro. È chiaro che la televisione di oggi usufruisce di internet e fa una lettura della situazione della comunicazione diversa dagli anni in cui è nata. Però c'è un'integrazione tra i mezzi e credo che come Chiesa dobbiamo puntare su questo.
forse dovremmo essere più coscienti che l'investimento nei mezzi di comunicazione va fatto quanto lo facciamo per la catechesi, per la carità, per le strutture. E un prete non deve pensare che spende dei soldi in perdita quando investe in comunicazione. Un prete non è solo bravo se fa chiese di cemento o se scrive libri. Un prete è anche bravo se investe apparentemente in perdita su questi mezzi che invece sono le nuove frontiere dell'annuncio. Quando faccio scuola ai ragazzi del seminario, faccio scuola di comunicazione sociale, io presento loro un'immagine bellissima che caratterizza un po' la mia passione, la mia vita, il mio ministero. C'è un film molto noto a tutti quelli che magari ci ascoltano che si chiama Mission, la musichetta è nota, di Morricone. C'è la scena iniziale del gesuita che va sopra le cascate e scala una cascata e rischia di cadere. Da quella cascata erano stati buttati giù i suoi confratelli. Allora lui come provinciale risale la cascata perché sopra le cascate c'erano degli uomini. Lui però indovina il metodo per parlare a quegli uomini, la musica. Utilizzerà il flauto per parlare loro, per raggiungere il loro cuore. Forse i precedenti missionari erano partiti da un annuncio del Vangelo che gli indios non avevano capito. Allora, lo strumento di comunicazione è un mezzo per andare oltre le cascate, perché c'è l'uomo e la Chiesa deve andare dove c'è l'uomo. Don Enzo, quali mezzi di comunicazione sociali usa all'interno della diocesi di Cosenza? Nello sviluppo che stiamo facendo oggi, stiamo rilanciando non solo il sito, ma l'uso dei social. Stiamo scoprendo la bellezza non solo di Facebook come strumento da abitare con molta attenzione, ma anche gli altri social, da X a Instagram, perché noi attraverso questi strumenti raggiungiamo fette della nostra comunità che non sono uguali tra loro. Instagram lo utilizzano con più facilità i giovani, Facebook lo utilizziamo più noi che siamo boomer, più vecchietti ormai rispetto ai social. Però noi non trascuriamo anche l'uso del giornale, dal cartaceo all'online. Ecco perché credo che la comunicazione vada fatta in maniera integrata. Riusciamo sempre? Penso di no. Io non sono solo un pioniere come tanti, forse l'ultimo dei pionieri, però credo che se li utilizziamo anche in pastorale, senza trascurare gli altri segmenti della pastorale, forse raggiungiamo altri fratelli e sorelle. E l'Arcidiocesi di Cosenza si onora di aver intrapreso la causa di beatificazione di una giovanissima martire, Arcangela Filippelli, come lo è stata anche Santa Maria Goretti, anche se Arcangela nasce quasi mezzo secolo prima. Sì, questo credo sia stato un altro dono di Dio nel mio sacerdozio, nel mio cammino spirituale. Cioè, oltre a lavorare con i diavoli, con le diavolerie dell'ingegno umano, che poi sono cose meravigliose, così li ha chiamati il Concilio, i mezzi di comunicazione sono tra le cose meravigliose, però sono diavolerie e anche pericolose. E come dire, io dico, lavoro anche con i santi. E dal 2000 Monsignor Agostino volle riprendere un pochino tante figure di santità e fra queste siamo riusciti ad avviare il processo di questa martire, questa giovinetta di Longobardi, Arcangela Filippelli, uccisa in odio alla fede, probabilmente, questo lo stabilirà la Chiesa, tocca alla Chiesa dare il giudizio finale, sulle nostre montagne. Ed è una figura, possiamo dire, come Maria Goretti, e forse dovremmo paragonarla alle sante che sono venute prima, perché Maria Goretti è venuta dopo, è uccisa in maniera cruenta, violenta. E non è solo un caso di femminicidio, come potrebbe apparire dal processo penale, ma è un vero e proprio martirio. Don Enzo, lei ha scritto anche un libro su questa martire, Arcangela Filippelli, martire della purezza, tenero raggio di sole. Com'è nata l'idea di questo libro? Eh sì, questo rientra nel progetto di diffusione della figura, ovviamente. Non lo chiamerei marketing pubblicitario, però c'è una sorta di marketing nel lavoro del postulatore.
far conoscere ai più alla figura in maniera immediata. Questo è un piccolo strumento che, insieme ad un film che abbiamo commissionato come diocesi e al quale hanno aderito tanti artisti calabresi, tanti attori calabresi in maniera gratuita, assolutamente gratuita, abbiamo tirato fuori uno strumento per narrare una bellissima, tragica vicenda di chi ha riguardato questa ragazza. E l'abbiamo fatta vedere a tutti i giovani della diocesi, abbiamo distribuito il libro, abbiamo proiettato il film nelle parrocchie. È un modo per farla conoscere e seguendo il percorso della postulazione, della causa che piano piano si sta sviluppando secondo i tempi di Dio. La particolarità di questa storia che è accaduta sulle nostre montagne, che somiglia a tanti atti di violenza perpetrati contro le donne, è questa: che questa ragazza non ha rifiutato la proposta di quest'uomo che voleva abusare di lei o abusare del suo corpo perché non le piaceva l'uomo, ma perché lei aveva fatto una scelta di vita spirituale. Lei frequentava la parrocchia, si era abbeverata al racconto del martirio di Santa Innocenza, la storia di una martire il cui corpo è custodito a Longobardi. Aveva sentito raccontare tante volte la storia di questa giovinetta che aveva custodito la purezza. Io penso che, come accade per tanti santi, la santità è contagiosa. E lei è rimasta contagiata positivamente da questa figura, tanto da rifiutare le proposte di questo giovane che aveva una cattiva fama. E il soprannome di famiglia era, sia per il papà che per il giovane, era quello del demonio. Quindi anche questa diceria nel paese che accompagnava questa famiglia mette in evidenza che c'era un'opera del male, come nella nostra vita il male opera purtroppo, il demonio si fa strada, e poi c'erano queste famiglie buone che frequentavano la parrocchia, lei faceva la catechista per i più piccoli perché ancora era piccolina, si nutriva dell'Eucaristia, viveva una vita normale, però ha saputo al momento giusto, proprio grazie alla metabolizzazione dei sacramenti, come accade nelle nostre parrocchie, al momento giusto ha saputo dare la sua bella testimonianza. E la nostra, come dire, fortuna, provvidenza, è stata quella di ritrovare interamente il processo penale, quindi gli interrogatori fatti dai giudici civili, che tutto l'interrogatorio è stato acquisito dalla postulazione, è letto non più solo in chiave processuale, l'andamento di quello che è stato il processo, poi la condanna a morte, perché per omicidio c'era la condanna a morte all'epoca, ma attraverso le testimonianze abbiamo tirato fuori delle frasi udite da un contadino che non partecipò direttamente, non ha assistito direttamente al martirio, ma che da lontano ha sentito gridare questa ragazza, si è avvicinato, aveva paura, per lui ha testimoniato di fronte al tribunale ormai 2 secoli fa, che la ragazza ha detto: Antonio, non mi toccare perché è peccato, e la Madonna non vuole. Quindi la ragazza non solo ha rifiutato quello che era un gesto di violenza, ed è giusto ed è importante per custodire la sua femminilità, ma ha motivato il suo diniego alla luce della sua fede, alla luce del tentativo di custodire una virtù cristiana. E nella via dell'amore che Papa Francesco ha indicato come via di santità, è evidenziato che custodire le virtù cristiane, la purezza, la giustizia, i martiri per amore della giustizia, indirettamente fanno una professione di fede. E lei ha professato la fede dicendo di no, offrendo la sua purezza a Dio come tante martiri dei primi secoli. Il suo corpo è stato trucidato, lui più di 30 colpi con un'ascia inferti sul suo corpo, no? Hanno evidenziato la brutalità di questo, la cattiveria di questo uomo che voleva abusare. Perché? Perché vuoi farmi del male? Concedi solo una volta, poi ti lascerò in pace. Non posso e non voglio, non lo sopporterei. Antonio, ti supplico. Quindi è un libro di grande impatto sia nel campo ecclesiale che sociale, è anche uno strumento valido per la causa di beatificazione, del quale, come lei ci diceva, è stato tratto anche un film.
Sì, lo abbiamo girato, ma in chiave pastorale, no? Quando stavo lì sul set con questi bravi registi nostri, locali, tutti appassionati, anche gli attori che hanno partecipato sono rimasti tutti... Li vedevo anche piangere nel momento in cui si ripeteva la scena mimata di quella che era la presunta violenza, tutto quello che è accaduto. Mi vedevo un po', forse questo un po' di vanagloria, ma dovrò confessare questi peccati quando io li cerco di confessare spesso, mi vedevo un po' come Don Alberione, no? Che utilizzava il cinema per raccontare le vite dei santi. È un modo nuovo per fare quello che si faceva da sempre nelle parrocchie. Il mese di maggio si diceva il rosario. Io da bambino non solo recitavo il rosario, poi ascoltavo questo anziano sacerdote che diceva fatte il Salve Regina e le litanie, diceva, faceva la meditazione, poi diceva esempio, ricordo questo vocione, e leggeva un dì Bernardette andò alla grotta. Ogni giorno veniva raccontata la vita di un santo. Oggi nelle nostre parrocchie forse dovremmo tornare in chiave moderna, non più magari con il mese di maggio alla vecchia maniera, non so se è utile, non so come, ma dovremmo tornare a riproporre le vite dei santi, perché i santi sono uno strumento pastorale sicurissimo, perché sono pagine di Vangelo vissute. Ci dicono che il Vangelo è possibile, che il perdono al nemico è possibile, che custodire la purezza è possibile. È una fatica, io non ce la faccio, ma l'impossibilità è data dal fatto che non si può realizzare. Il santo ci dice che questa cosa si può fare. Madre Teresa di Calcutta ci dice si può essere strumento di carità per i fratelli, per gli ultimi. E noi lo vediamo nella sua vita. Quindi la pastorale della santità credo che vada, come dire, anch'essa incoraggiata, cercata, perché è una via buona per annunciare la vita bella del Vangelo ed è una via sicura. A che punto è la causa di beatificazione, Don Enzo? E c'è devozione? Si manifesta devozione da parte del popolo cosentino? Sì, soprattutto nella zona tirrenica dove la ragazza ha vissuto c'è la devozione. La diocesi in questi anni ha fatto dei passaggi anche sui luoghi, abbiamo acquisito al patrimonio della diocesi per custodirlo il luogo del martirio, dove già il vescovo Selis nel 78 fece erigere una croce e mettere una lapide di ricordo. Lì si celebra una volta all'anno la messa e poi nella chiesa dove lei è sepolta c'è la devozione delle persone di Longobardi e dei paesi vicini. E allo stesso tempo la causa, si dice tecnicamente, è in fase romana, che significa che si è concluso l'inchiesta diocesana, si è concluso il processo. I documenti sono stati trasferiti al Dicastero dei Santi e adesso dalla copia pubblica il postulatore, un apposito relatore che seguirà il percorso, deve tirare fuori quella che si chiama la positio, che è un riassunto del processo che deve essere presentato davanti al congresso dei teologi. Si parla di qualche miracolo ottenuto per intercessione di Arcangela? Si parla di tante grazie. Piccole grazie spirituali che molte volte non si possono provare direttamente, perché la conversione, il fatto che una persona è riuscita a perdonare un'altra persona, come lo dimostri? Ma da sacerdote, da confessori sappiamo che queste sono grazie, ma in questo caso il miracolo può aiutare, può contagiare. In questo caso il processo segue un'altra via, perché non è richiesto il miracolo, essendo un martirio. Il miracolo sarà richiesto dopo, eventualmente tra la beatificazione e la canonizzazione. Come mai, Don Enzo, la causa di beatificazione è stata aperta a distanza di tanti anni dalla morte, dal martirio? Sì, grazie per questa domanda, perché questa si configura come una causa di martirio e come una causa storica. Sono passati tanti anni, non perché la diocesi l'ha dimenticata, è perché sono accaduti degli eventi che noi leggiamo anche nella logica della provvidenza. Il primo evento è che la diocesi ha acquisito alcune cittadine del Tirreno con i rispettivi parroci dalla ex diocesi di Tropea, quindi Longobardi, quelle zone lì erano diocesi di Tropea, quindi
c'è stato un passaggio, quindi è sempre un grande scossone che dura decenni. Acquisito, si lavorò alla costruzione prima della comunità, di un nuovo inserimento nella diocesi di Cosenza, di quella che era la vecchia diocesi di Tropea, e lì ci fu un parroco molto zelante che si occupò della diffusione di questa figura, che si chiamava Don Ciccio Miceli, il fratello di Donna Lisetta Miceli, che attualmente è venerabile, che anche lei è di Longobardi, una famiglia di santi. L'altra sorella era amica personale di Paolo VI e partecipò, l'unica donna italiana a partecipare come osservatrice al Concilio Vaticano II, Alda Miceli. Nell'ambito di questa famiglia e della congregazione religiosa che ha fondato Donna Lisetta, insieme ai sacerdoti fondati da Don Ciccio Miceli, maturò l'idea di aprire la causa già negli anni 40-50, e io provvidenzialmente ho trovato un suo promemoria, una raccolta di testimonianze, di testimoni che avevano conosciuto la famiglia. E allora io sono partito da questo lavoro, e siamo sotto l'episcopato di Monsignor Nunnari, quindi siamo veramente a qualche anno fa, e sì, il promemoria di 70-80 pagine era bello, sì, ci poteva scrivere un libro, ma non era sufficiente, perché ci volevano comunque delle testimonianze. E insieme a delle ragazze di Longobardi, che erano appassionate a questa figura, sono appassionate, una fa la vice postulatrice, Sabrina, alla quale devo veramente tanto per questo lavoro, e ho detto dobbiamo trovare altri documenti, vediamo se per caso c'è il processo penale. Ma stiamo parlando di un processo penale costruito, celebrato all'inizio dell'Unità d'Italia, siamo in un momento molto difficile. L'ho mandata all'archivio di Stato di Cosenza. Lei è arrivata, ha chiesto informazioni, qui io leggo i piccoli segni della provvidenza, poi c'è tanta luce per chi vuole credere e tanto buio per chi vuole dire è un caso. Lei è andata, la direttrice ha colto la passione di questa ragazza ricercatrice e l'ha portata nella stanza dove sono accatastati tutti i faldoni di tutti i processi che sono custoditi presso l'archivio di Stato. E potete immaginare che è una montagna di documenti. Bene, queste due ragazze, che non erano archiviste, in due giorni hanno trovato completamente tutto il processo penale, che è fatto da due faldoni, è durato 8 mesi il processo, quindi interrogatori, e possiamo dire che il processo in fase preliminare lo hanno fatto per noi i giudici civili che hanno interrogato i testimoni. C'è finanche una ricognizione sul corpo, sullo stato del corpo, sulla descrizione di come era stata martirizzata, una sorta di analisi medica ante litteram, no? Siamo alla fine dell'Ottocento. Eppure devo dire che ci sono gli elementi sufficienti, c'è anche il disegno, non la fotografia, di quella che poteva essere l'ascia con la quale è stata colpita, e c'è la descrizione fatta da giudici civili, ecco perché hanno un peso, e qualcuno di loro a fine Ottocento era considerato anche anticlericale a Cosenza, perché poi loro, ognuno ha una sua storia, quindi non sono sicuramente interrogatori di parte, quindi hanno anche un valore aggiunto come testimonianza. C'è anche una descrizione breve, sufficiente per il giudice ovviamente, della ragazza. Quando noi abbiamo preparato il film, io avevo commissionato ad un pittore una piccola immaginetta, perché come per San Pietro, Sant'Andrea, Santa Barbara, non esistono le immagini, perché non c'era la fotografia, non c'era la videoripresa, anche per lei abbiamo commissionato un'immagine alla luce di questa piccola descrizione. Quindi abbiamo prodotto un'immaginetta dove dietro c'è la preghiera approvata da Monsignor Nunnari per la beatificazione. Ed è fatta, è schizzata, poi non abbiamo potuto fare il quadro perché la richiesta era un pochino alta di soldi, ci siamo accontentati dello schizzo, che comunque è sufficiente, molto bello. Ora, quando abbiamo fatto il casting per il film, è venuta la giovinetta che interpreta Arcangela nel film. Anche questo è un caso. E tutto è un caso. Se tutto è retto dal caos, dalla casualità, la ragazzina
era somigliantissima all'immagine che avevamo già sull'immaginetta, che la ragazza, questa è l'immagine dell'immaginetta, no? La ragazza che interpreta il film è stata scelta dopo, era una ragazzina di Longobardi che frequentava la parrocchia. Beh, queste cose hanno creato delle piccole vibrazioni positive, poi saranno le proiezioni di un povero prete di provincia, però io ho letto in questo anche dei piccoli passi, dei piccoli percorsi che la provvidenza ci sta facendo fare. E nel processo penale è emerso il martirio? Sì, sì, io è lì che ho raccolto quelle due testimonianze a proposito della fede. Lo dicono due contadini, uno meglio dell'altro, che hanno testimoniato di aver sentito gridare la ragazza e dire quelle frasi mentre si schermava, cercava di fermare la violenza. E nel film questa immagine è ben evidente. E l'uccisore invece quale condanna ha avuto? L'uccisore era stato condannato a morte, però morì di cancrena in carcere perché aveva fatto ovviamente appello. Il processo non era completamente finito, era stato condannato in carcere e c'era il secondo livello, come si fa per tutti i processi penali, però non ha fatto in tempo ad essere interrogato al secondo livello, è morto di cancrena in carcere. Don Enzo, guardando il film e leggendo il suo libro, davvero le ragazze, possiamo dire, ma tutti noi possiamo trarre un valido esempio di religiosità, di fede di questa ragazza. Concretamente, quale messaggio possiamo trarre? Qui c'è l'attualità del messaggio di questa causa, perché essendo una causa storica, perché andarla a riprendere e proporla oggi? E credo che ci sia un duplice percorso. Intanto ribadire la custodia e il valore del corpo e la custodia della purezza, e questo a partire dall'impegno della donna. In un momento in cui la donna è banalizzata, violata, sentiamo parlare sempre di femminicidi perpetrati in famiglia, in alcune contrade, così come è accaduto per Arcangela Filippelli. E questo è un aspetto sul quale dobbiamo anche dare attenzionare le comunità nella vita concreta, pastorale, aiutare le ragazze ancora oggi a non vivere di soprusi, a denunciare, e quindi questo c'è tutto l'impegno sociale da parte della Chiesa. Dall'altra parte l'attualità del messaggio è che la purezza è un valore che va custodito. E fuori dai nostri recinti, dalle nostre case, dal nostro giardino c'è tanto bene, ma c'è anche il male che opera. E nel messaggio che fu scritto alla diocesi da Monsignor Nunnari per l'apertura della causa fu fatto il paragone tra Arcangela e Bernadette, che vissero nello stesso periodo, alla fine dell'Ottocento. Bernadette uscì per andare a fare legna e in una grotta sporca, in un luogo destinato ai maiali, vide il cielo, Maria scese, quella grotta si trasformò in un paradiso. Arcangela Filippelli fu mandata dalla mamma, che voleva custodirla dal carnevale che era disordine nel paesino, a far legna e incontrò il male. Però anche questo male si può trasformare in luce, perché lei ha saputo combattere, ha saputo dire no. E le ragazze, le donne oggi, aiutate dalla comunità, tutti dobbiamo fare la nostra parte, possono trasformare questo uso smodato della sessualità, della poca custodia della purezza, possono utilizzarlo come specchio di cielo. C'è una bellezza che la donna deve, può portare ancora oggi con la sua testimonianza di vita. E poi per essere santi non ci vogliono grandi cose. La storia di Arcangela è la storia di una ragazzina che in 14 anni ha fatto tutto. Frequentava la parrocchia come le nostre ragazze di Azione Cattolica, di Scout, frequentava la messa domenicale, ascoltava i genitori, faceva le sue monellerie, però aiutata dall'Eucarestia, al momento giusto ha saputo dare la sua bella testimonianza.
Bene, Don Enzo, io la ringrazio a nome di tutto lo staff di Gemma TV. Nel salutarla le chiedo se vuole inviare un messaggio ai nostri telespettatori sull'uso corretto dei mezzi di comunicazione, ma anche ai giovani di vivere oggi gioiosamente la vita cristiana. Il messaggio è questo: non dobbiamo avere paura di utilizzare questi strumenti, non dobbiamo avere paura di vivere anche il nostro impegno missionario attraverso le nuove conquiste che il Concilio ha definito meravigliose, frutto dell'ingegno umano, e allo stesso tempo non dobbiamo fare nemmeno gli indiani, che di fronte alla locomotiva che avanzava, loro lanciavano delle frecce di legno che si rompevano con il ferro della locomotiva. Dobbiamo saper salire su questo treno, vigilando sempre, perché il demonio è sempre dietro l'angolo. Lui fa la sua opera, lui fa il suo lavoro. Noi facciamo il nostro, quello di annunciatori, di testimoni del Vangelo, dovunque c'è l'uomo, che sia l'intelligenza artificiale, che sia nei social, che sia nei vecchi giornali, dove c'è l'uomo, il cristiano va. Paolo andò nell'Areopago di Atene a parlare del suo Dio. Era il Dio che non conoscevano. Anche lì annunciò il Vangelo. Grazie infinite e di cuore, Don Enzo. Grazie a voi. Cari amici, termina così il nostro incontro con l'auspicio di poter vedere al più presto possibile elevata agli onori degli altari questa martire calabrese, Arcangela Filippelli. Arrivederci alla prossima puntata.